l'acqua se ne va fin qua. Perché so dare anche la guarda, l'acqua se ne va fin qua. Cerca di vedere il bicchiere tutto pieno. E aveva fatto dire così, e si è andata qua il signore, si è girato, davanti al palazzo, davanti al palazzo. Sono stati i carabinieri a trarre in salvo la signora Gianfranca, che oggi ha 80 anni e non può dimenticare quello che i suoi occhi hanno visto 6 anni fa, quando l'acqua ha travolto ogni cosa nella sua casa. La porta non si faceva altro perché l'acqua batteva e spingeva dentro. E si umano gli erano buoni dal fuori e gli ha l'acqua qua così, sua pancia. Hanno salvato la sua vita e quella del suo cane intrappolato sulla recinzione in via Giotto, dove ad un centinaio di metri di distanza ha rotto l'argine. Ma quando l'acqua se n'è andata, molti giorni dopo, il suo corpo ha iniziato ad ammalarsi. Mi da quando che ho avuto l'acqua, ho avuto tante che malattie che hanno neanche un'idea, che gli ho scritto al Papa. Il Papa il 15 giugno ha risposto, ecco la lettera che Gianfranca ci mostra con orgoglio, un rosario benedetto e il santino della misericordia. Mi ha messo via un pochino di soldi della pensione e mi ho messo a posto. Qua il pavimento si è rialzato tutto, il bagno gli era andato, e il quercio della doccia gli era andato a toccare il soffitto, beh, guarda, non vi dico neanche cosa. La preghiera di Papa Francesco è arrivata fino a qui, in un territorio che non può dimenticare. Era l'1:30, 6 anni fa, quando si chiuse il ponte di Tencarola perché l'acqua del Bacchiglione superava il livello di guardia. In questo punto l'argine del Roncaiette si ruppe e San Nicolò era diventato un comune in ginocchio, travolto dall'acqua e dal fango. C'erano poliziotti, c'erano vigili del fuoco, gente buttava giù le porte delle case perché ovviamente c'erano anziani o comunque persone che non si svegliavano, non avevano cognizione di ciò che stava accadendo. E niente, è stata una nottata sicuramente che rimarrà nei cuori di tutti noi qui a Roncaiette.